Occasioni create e concesse, serve più equilibrio. Contro la Vis Pesaro altre due reti incassate, ma anche la topica clamorosa in occasione del gol ingiustamente annullato a Dursi. La sintesi: se non concretizzi devi essere più solido, ma gli aspetti positivi di certo non mancano. Mentalità offensiva, condizione fisica e capacità di reazione. Anche domenica il Pescara ha dato tutto. Il match di Coppa con la Grosseto, un ulteriore test di crescita con l'obiettivo naturalmente di passare il turno. Ampio, corposo turnover, 3-4-3, il probabile 11. Sorrentino tre pali, in grosso Drudi e Iannes al debutto assoluto nel cuore della difesa. Attenzione, in lizza anche Veroli. Cancellotti in zitta sulle fasce, a centrocampo il tandem Rizzo-Diambo. Davanti Galano e Marilungo, a supporto di uno tra Ferrari, al momento favorito, e Rauti. Per contro l'11 toscano, allenato da Lamberto Magrini. Storia lunga tra il 60enne trainer di Magione e la squadra maremmana. Allenata per la prima volta da Magrini nella stagione 2000-2001. Ottava esperienza tra alterne fortune, ma anche la duplice promozione dall'eccellenza in C. Lo scorso anno nono posto e playoff. Tanti giovani per la gara di Coppa, parecchie rotazioni. 4-3-1-2. Fallani tre pali, in difesa Biancon, Ciolli il gigante, Matteo Salvi 196 centimetri, ex pistoiese, proprietà Atalanta, e Verducci. A metà campo Fratini in cabina di regia, Mezzali, Piccoli e Artioli. Sulla tre quarti Ghisolfi a ridosso di De Silvestro, ex Lanciano, e Scaffedi. Se così fosse nell'undici base 2-2002, 4-2001, un 99-2-97, un 93 e un 89, il difensore Ciolli, il più anziano, il tecnico Lamberto Magrini. Insomma, hanno Marilungo, Ferrari, l'altro esterno Galano, che insomma gli ultimi anni ha fatto 10 anni di Serie B, quindi sono nomi importanti. Ecco, tutti giocatori importanti, quindi se la partita ovviamente la sottovaluti può fare una figuraccia, ecco, ma come ho detto prima ragazzi, sicuramente faremo una buona gara, perché sono 5-6 ragazzi che hanno giocato un po' di meno, quindi vorranno dimostrare la loro bravura. Due i precedenti all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, entrambi in B, 16 ottobre 2010. Freddi sblocca di testa su punizione di Rafael Bondi, ex Teramo, rimonta e sorpasso del Delfino, che addirittura dilaga con le doppiette di Massimo Ganci sul rigore di Marco Sansovini. Al 90esimo la splendida punizione di Allegretti. Risultato finale 4-2 per i biancazzurri. 3 dicembre 2011, 1-0 Pescara, gol del solito Marco Sansovini su assist di Gianluca Nicco. L'ex Alfa Geme pareggia, Insigne si divora l'impossibile, il destro poderoso di Ciro Immobile impatta sulla traversa con la palla che rimbalza al di là della linea, tradendo la terna diretta dall'arbitro Nasca di Bari, che non assegna il gol. Arriva così la beffa, il mancino al volo di Sforzini, un autentico gioiello. Pescara sconfitto 2-1, ma le sorprese non finiscono qui. A fine gara, infatti, malgrado la vittoria, il tecnico del Grosseto, Giuseppe Giannini, si dimette in aperta polemica col vulcanico presidente del Grosseto, Piero Camilli. Per quale motivo? Perché appunto non mi va di essere giudicato settimana dopo settimana. No, non credo sia un lavoro, diciamo così, giusto per un allenatore, no? Essere giudicato per il risultato, neanche per settimana a settimana. Se vinci sei bravo, se perdi sei scarso, non va bene. Senta, dimissioni irrevocabili? Assolutamente.